Presidente, deputati questori e colleghi, questo è il quarto bilancio della Camera che il Movimento 5 Stelle discute in Parlamento. Questa è la quarta volta che veniamo in Aula a denunciarne lo sperpero di denaro pubblico. E dopo tutto questo tempo continuate a liquidarci come populisti e demagoghi. Ancora oggi considerate i vostri privilegi come diritti quesiti, ricompensi dovuti. Non avete capito che non si tratta di una battaglia per un voto in più o per un voto in meno, ma una battaglia per un paese più o meno democratico. La democrazia si caratterizza per tre principi: l'attribuzione al popolo dell'effettiva potestà di governo, l'uguaglianza dei cittadini e la trasparenza nella gestione della cosa pubblica. E il primo sentore, il primo indizio del tradimento di questi principi è la concentrazione di poteri e di privilegi nella mano di una casta chiusa e autoreferenziale. È così da sempre. Nella polis greca la sola sperequazione delle risorse tra i cittadini era considerata fonte di corruzione. Platone, nella sua Repubblica, si scaglia contro gli sprechi della classe dirigente, giudicandoli fonte di instabilità politica, e considera non democratico uno Stato che vive nel lusso. Sperperi e fasti sono associati a regimi dispotici. Vedete, la crisi della democrazia in Italia è parallela al vostro distacco dalla realtà, alla vostra ostinata difesa di inaccettabili privilegi. Affacciatevi fuori da questo palazzo. Per colpa vostra ci sono 8 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà relative, 4 milioni e mezzo di cittadini che vivono in povertà assoluta, oltre 1 milione di bambini in condizioni di malnutrizione, 11 milioni di italiani che nell'ultimo anno sono stati costretti a rinunciare alle cure mediche, quasi 400 aziende che ogni giorno chiudono i battenti. Lo scorso anno sono fallite 15.000 imprese. L'Italia è al 49esimo posto per la competitività dietro la Lituania e al 45esimo posto nella classifica mondiale sulla felicità stilata dall'ONU. E mentre accade tutto questo, tranquillamente, beatamente, la Camera spende 84 milioni per i vostri stipendi. Stipendi che dal 1948 ad oggi sono aumentati di ben 6 volte al netto dell'inflazione, che non vi siete mai tagliati a differenza del Movimento 5 Stelle, che si è dimezzato lo stipendio. Agli 84 milioni dei vostri stipendi da 10.000 euro al mese si aggiungono 64 milioni per i cosiddetti rimborsi per l'esercizio del mandato, che incassate senza rendicontare né pagare le tasse. Non rendete conto a nessuno delle vostre spese e poi scagliate Equitalia contro i cittadini. Anche passando dalla poltrona di Montecitorio a quella di casa continuate a pesare sulle tasche degli italiani. Il costo dei vitalizi degli ex deputati anche quest'anno ammonta a 135 milioni di euro. 135 milioni di euro di vitalizi, mentre ai cittadini avete negato il diritto di andare in pensione con un assegno dignitoso e alle future generazioni avete negato il diritto stesso di andare in pensione. Ogni anno vengono stanziati 12 milioni di euro per le spese informatiche, senza riuscire ad attuare un piano di digitalizzazione, visto che ancora oggi la sola stampa degli atti parlamentari costa ai cittadini 5 milioni di euro. Questo è il divario che avete creato. Questa ingordigia tra stipendi, rimborsi, vitalizi, assegni di fine mandato ci costa 280 milioni di euro ogni anno. Il vostro mandato non era saccheggiare le risorse pubbliche, ma migliorare la vita degli italiani. Avete tradito questo mandato e per questo andate a casa. È vero, Presidente, per la prima volta il bilancio della Camera è sceso sotto il miliardo. Ma lo ammetta per una volta, abbia il coraggio di ammetterlo per una volta, che questo è stato possibile solo grazie al Movimento 5 Stelle e alle sue battaglie sugli affitti d'oro, sugli emolumenti dei deputati e del personale, sulle spese di viaggio degli ex parlamentari e sui tagli per beni e servizi. Siamo riusciti ad eliminare alcuni sprechi, solo alcuni sprechi del bilancio di Montecitorio, da movimento di opposizione. Pensate cosa saremo in grado di fare al governo. Siamo l'unica forza politica credibile e concreta e lo dimostriamo nei comuni dove amministriamo. Il primo colleghi, sindaco per favore. Nella storia del Movimento 5 Stelle si chiama Roberto Castiglione e amministra il comune Veneto di Sarego. In questo comune, il primo ad avere un sindaco a 5 stelle, dopo 4 anni di amministrazione, il piano regolatore prevede consumo zero di suolo. La gestione dei rifiuti avviene con la tariffa puntuale, facendo pagare in base alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta.
Gli edifici pubblici costano il 10% in meno di energia per il riscaldamento. È stata costituita una nuova scuola per l'infanzia in bioedilizia. La carta negli edifici pubblici è stata completamente eliminata, dematerializzando gli atti amministrativi. I cittadini si possono collegare gratuitamente ad internet in 6 diversi hotspot pubblici. È vietato l'utilizzo delle slot machine nei pressi delle scuole o in altri luoghi sensibili. È stato introdotto il referendum propositivo e abrogativo senza quorum. Il debito pubblico è stato ridotto di oltre il 50%, e nonostante questo non abbiamo mai aumentato le tariffe comunali in 4 anni, nonostante i vostri tagli di trasferimenti che i vostri governi hanno imposto anche quest'anno ai nostri comuni. Così governa il Movimento 5 Stelle. Risaniamo i bilanci, tagliamo gli sprechi accumulati in anni ed anni di malgoverno, eliminiamo rendite di posizione e clientelismi per finanziare gli interventi a favore della collettività. E ora, voi, che non siete mai riusciti a fare nulla di tutto ciò, ci venite a dire che per tagliare gli sprechi dobbiamo demolire la Costituzione. Falsi e ipocriti! Non bisogna demolire la Costituzione per ridurre i costi della politica. Per ridurre i costi della politica non vanno tagliati i diritti dei cittadini, vanno eliminati i privilegi dei parlamentari. Presidente, come ho cercato di spiegare all'inizio del mio intervento, la storia insegna che l'abolizione degli sprechi, la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici e l'equa distribuzione delle risorse sono elementi che vanno di pari passo con il grado di democrazia delle istituzioni. La riforma di Renzi, Boschi, Verdini, che introduce il modello dell'uomo solo al comando, va invece di pari passo con la proliferazione dei privilegi. Ora, che cosa c'entri la riforma, la Costituzione di Verdini col bilancio della Camera è presto detto. L'articolo 40 del testo incostituzionale prevede l'approvazione del ruolo unico dei dipendenti dei due rami del Parlamento. Un testo unico che contiene la disciplina giuridica ed economica degli stipendi, per intenderci dei funzionari, e che dovrebbe essere approvato sulla base delle riforme, ma che il PD ha già scritto, anzi sottoscritto, con le organizzazioni sindacali. Eccolo qui, Presidente. Che cosa prevede questo testo? Prevede di aumentare l'indennità di funzione. Ci saranno aumenti di stipendio mensile fino a 2.000 euro netti in più per chi già guadagna 300.000 euro all'anno. Altro caso, insieme a quello della RAI, di fantomatico tetto di 240.000 euro. Se la riforma costituzionale di Renzi, quindi, dovesse essere approvata, le indennità di funzione ci costerebbero 3 milioni di euro in più ogni anno. Le pseudo-riforme non servono a eliminare i privilegi, ma servono a blindare i vostri privilegi. E gli italiani hanno capito, e per questo voi avete paura. Avete paura di perdere i vostri privilegi, perché quando vinceremo le prossime elezioni ve li taglieremo. E sarà esattamente ciò che accadrà, nonostante le vostre manovre per restare avvinghiate alle poltrone. Taglieremo gli stipendi dei parlamentari. Aboliremo i vitalizi d'oro, cancelleremo le auto blu, metteremo dei veri tetti alle retribuzioni dei burocrati, elimineremo tutti gli sprechi di questo palazzo, ma soprattutto istituiremo un politometro per verificare gli arricchimenti illeciti dei politici. Ora è chiaro, chi vive di privilegi non si taglierà mai i privilegi. Chi vive di sprechi non taglierà mai gli sprechi. Gli italiani lo hanno capito e per questo voteranno no al referendum e voteranno Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Manca poco, manca veramente poco. Per questo, cari, carissimi colleghi, godetevi le vostre non meritate vacanze.